siamo ad Arborea in compagnia di Rinaldo Paganelli, catecheta, docente all'UPS di catechetica, responsabile della comunicazione presso appunto la sua congregazione dei Deoniani e nonché direttore responsabile della rivista Evangelizzare. Ecco, qual è l'importanza degli strumenti di comunicazione sociale per il catechista del terzo millennio? Credo che sia abbastanza importante questa dimensione della comunicazione, nel senso che sempre di più abbiamo bisogno di far arrivare i nostri messaggi attraverso quelli che sono gli strumenti anche più adeguati e più rispondenti alle esigenze di oggi. E mi pare che in questo contesto anche il mondo dei catechisti si stia evolvendo e abbia la capacità di poter utilizzare adeguatamente questi strumenti. D'altro canto sarebbe interessante poter usufruire di questo, magari coinvolgendo un po' di più il mondo giovanile, che con questa strumentazione si trova pienamente a proprio agio ed è capace anche di fare cose interessanti e significative. Diciamo che su questo versante appunto forse sono un po' più addentro degli stessi catechisti? Ah, sicuramente, anche perché il contatto che hanno costante con la modalità di comunicazione dei nuovi mezzi, delle nuove modalità e strumentazioni li rende molto, molto abili e capaci anche di fare delle cose che normalmente i catechisti non riescono neanche a immaginare o a pensare. Si dice che il catecheta deve essere un accompagnatore, quello che è risuonato anche nel convegno di questi tre giorni. Ecco, usare gli strumenti della comunicazione non significa appunto prescindere da questo essere accanto, possiamo dire, ai bambini, ai ragazzi, giovani e adulti. Sono un aiuto, però è appunto fondamentale questo rapporto, possiamo dire, interpersonale che si viene a creare come testimone, come... Sì, ecco, direi la strumentazione è importante, ci aiuta in alcuni passaggi, in alcuni momenti, anche per velocizzare quello che può essere una determinata comunicazione e anche per renderla interessante. D'altro canto è pur vero che il discorso dell'evangelizzazione ha bisogno anche di un contatto personale, cioè quindi il discorso dell'accompagnamento. E questo contatto personale diventa ulteriormente significativo e interessante laddove il catechista è capace anche di stare con la modalità comunicativa di oggi al tempo adeguato, nella misura in cui il catechista è anche capace di fare delle proposte legate a una strumentazione più veloce, più vivace, diventa anche una persona che accompagna con più facilità i suoi interlocutori. Rimane vero, sì, che il discorso evangelizzazione o la proposta che è la figura di Cristo Gesù ha bisogno di questo accompagnatore che è soprattutto una persona che ha interiorizzato qualcosa di importante nella propria vita, cioè quindi non fa semplicemente sfoggio, non mostra immagini o qualche cosa di puramente esteriore, ma presenta un'esperienza e quindi l'esperienza ha bisogno di vita concreta, di soggetti che vivono quotidianamente questa realtà. Sì, sì, un catecheta diciamo che non è prigioniero della civiltà dell'immagine, ma comunica una esperienza profonda, quello che ha l'incontro che ha avuto con il Signore. Sì, in questo senso credo che il convenire, anche il fermarsi in alcuni momenti a riflettere su questa loro modalità, su questo loro stile, aiuti i catechisti, gli annunciatori a capire, a interiorizzare ulteriormente questa esperienza. L'abbiamo sperimentato un po' anche in questi giorni, entrando gradualmente in una tematica che per certi versi poteva risultare semplicemente accademica, in qualche passaggio anche arida, strada facendo ci si è resi conto che dietro c'è bisogno di una ricchezza e di un'esperienza che va al di là di quelli che sono magari anche ritrovati o riflessioni che vengono dal mondo della catechetica o anche dalla stessa pastorale o dalla teologia, insomma. Quindi in questo senso è importante davvero che il catechista si confronti. Quali le piste, diciamo, per i prossimi anni, per i catechisti, verso dove si va? Ma i prossimi anni, diciamo, ci sono tanti fronti aperti, vediamo soprattutto c'è
possiamo partire da quello che può essere un inizio di evangelizzazione, il discorso del primo annuncio ci sta sollecitando a preparare persone che siano capaci di incontrare soggetti che per la prima volta vivono l'esperienza o tentano di capire qualche cosa della vita o della situazione, della storia della salvezza, e quindi il primo incontro con Cristo Gesù. C'è anche un discorso di catecumenato che in Italia sta venendo avanti in modo molto significativo, e direi che questo ci può mettere nella condizione di trovare anche nuove modalità e nuovi operatori all'interno delle comunità cristiane. C'è poi sicuramente il tema dell'iniziazione cristiana che ci sta sollecitando per una trasformazione, un rinnovamento. E assieme a queste realtà c'è sicuramente il discorso formativo, che rimane un punto fermo dentro questo processo, cioè non ci si può fermare, non si può immaginare che la nostra catechesi possa diventare significativa senza un percorso formativo.